Abbiamo visto che il lavoro compiuto subito da un gas non è una funzione di stato. Nemmeno il calore scambiato dal gas in una trasformazione con l'ambiente esterno è una funzione di stato, nemmeno il calore. E questo è logico perché per il primo principio della termodinamica il calore scambiato dal gas è uguale al lavoro compiuto subito più la variazione di energia interna del gas. Quindi, se noi consideriamo due stati qualunque, nel piano PV per esempio A e B, e consideriamo due o più diverse trasformazioni che conducono il gas dallo stato A allo stato B, l'energia interna avrà sempre la stessa variazione delta U, perché l'energia interna è una funzione di stato. Ma siccome il lavoro non è una funzione di stato, questo lavoro sarà diverso in base alla trasformazione scelta. Delta U non cambia, il lavoro invece sì, di conseguenza il calore cambierà in base alla trasformazione scelta perché per colpa del lavoro che cambia. Vediamo un esempio concreto così la cosa diventa più chiara. Qui abbiamo i valori da 5 a 6 litri, si tratta di un'espansione del gas e da 2 a 3 atmosfere il gas aumenta di pressione. Immaginiamo che la variazione di energia interna sia 12 atmosfere litro, si tratta di una variazione positiva in questo esempio perché la temperatura aumenta passando da A a B. E immaginiamo che il lavoro compiuto dal gas nel passaggio in questa espansione da 5 a 6 litri sia di 2,5 atmosfere a litro, questo valore non è casuale, ma è ottenuto immaginando una trasformazione che qui non è disegnata, che è rettilinea tra A e B. Il 2,5 atmosfera litro viene calcolando l'area del trapezio, che è appunto il lavoro, che è il lavoro sotto la trasformazione. Infatti, se andiamo a calcolare l'area di questo trapezio, dobbiamo sommare la base maggiore e la base minore, quindi 2 e 3 sono 5 atmosfere, la somma delle basi, per l'altezza che è un'atmosfera, e poi dobbiamo dividere per 2 l'area del trapezio, base maggiore più base minore per altezza diviso 2. Quindi il risultato è stato di 3 più 2, 5 per 1 diviso 2, quindi 2,5 atmosfere litro. Anche il valore 12 atmosfere litro non era casuale, ma proveniva dal calcolo di delta U per un gas monoatomico con 3 gradi di libertà che subisce questa trasformazione rettilinea dallo stato A allo stato B. Andiamo a calcolare quindi il calore con il primo principio della termodinamica, L più delta U, quindi sono 14,5 atmosfere litro, vuol dire che il nostro gas nella trasformazione rettilinea assorbe dall'ambiente esterno 14,5 atmosfere litro. Adesso immaginiamo di sostituire la trasformazione a B rettilinea con altre due, la trasformazione rossa e la trasformazione verde. Cosa cambia e cosa non cambia? Non cambia delta U perché l'energia interna è una funzione di stato e quindi la variazione, l'aumento di energia interna dipende soltanto dalle temperature iniziali e finali. Però cambia il lavoro perché il lavoro è l'area sotto la curva rossa in questo caso, quindi è un lavoro maggiore dei 2,5 atmosfera litro, per esempio potrebbe essere 3 atmosfere litro. Di conseguenza il calore anche cambia perché è la somma del lavoro e dell'aumento di energia interna e quindi abbiamo 12 più 3, 15, prima era 14,5, ora è 15 atmosfere litro. Invece se noi passiamo alla trasformazione verde, l'area sotto di lei è minore dell'area sotto la trasformazione rettilinea, cioè è minore di 2,5 atmosfere litro, per esempio potrebbe essere 2 atmosfere litro, ma allora cambia di nuovo il calore scambiato dal gas, perché delta U rimane inalterata, ma adesso dobbiamo fare 2 più 12, 14 atmosfere litro, quindi adesso il gas assorbe meno calore rispetto alla trasformazione rettilinea e alla trasformazione rossa. Qual è la conclusione? Che i valori di lavoro e calore sono diversi a seconda della particolare trasformazione scelta, malgrado gli stati iniziali e finali del gas siano sempre gli stessi, soltanto l'energia interna è una funzione di stato e quindi non cambia delta U la sua variazione.